Pescara, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una boutique del falso e sequestrato abiti e borse di alta moda contraffatti. Un senegalese aveva trasformato un'abitazione nella sede di una boutique del falso e per questo è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Sequestrati centinaia di pezzi falsi tra vestiti e borse di noti brand dell'alta moda, specie made in Italy, accuratamente stoccati in casa prima di essere commercializzati abusivamente. L'ultima operazione delle Fiamme Gialle è il risultato dei controlli economici del territorio provinciale effettuati nell'ambito del piano d'azione Stop Fake dalle pattuglie dei Baschi Verdi del gruppo di Pescara. Durante la perquisizione in casa di un disoccupato di etnia senegalese con precedenti penali specifici, i finanzieri hanno scoperto un deposito di articoli d'abbigliamento di scarsa qualità e privi di etichettatura regolare, che serve a certificare l'azienda produttrice autorizzata dalla casa madre a detenere i diritti di tutela dei marchi riprodotti. I militari hanno provveduto dunque al sequestro della merce. Secondo l'ultimo rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico, la moda risulta essere tra i settori più colpiti dal business della contraffazione. I sequestri, complessivamente rispetto al 2020, sono infatti più che raddoppiati.